Lo sport mi ha cambiato il livello di mentalità, che all'inizio era molto chiusa e adesso sono una persona molto più consapevole delle mie potenzialità. Comunque vada, sarà una grandissima esperienza, una grandissima lezione e alla fine lo scopo è dare il massimo e tornare in Italia orgogliosi. Questi giochi mondiali hanno proprio lo scopo di riunire tutti i ragazzi insieme, dargli delle opportunità, è uno strumento di inclusione per il loro anche futuro, diciamo. È stata una grandissima partita di testa perché non era semplice, se andava qualcosa di sotto a livello mentalmente rischiavamo di non portarla a casa. Sentivo felicità assoluta, orgoglio e... fantastico. La mia emozione è indescrivibile. Andrea è stato fortunato, devo dirlo, perché con il suo allenatore, che si chiama Marco De Ruben, si è preso veramente cura di lui come se fosse un figlio. La dedico a tutti quelli che mi vogliono bene, compreso la mia famiglia, il nostro mio allenatore, tutti quanti. La dedico anche a me per tutto quello che ho fatto in questi anni. C'è da ringraziare la Special Olympic per questa opportunità che danno ai ragazzi di tutto il mondo. Grande Italia, siamo i campioni del mondo! Non me l'aspettavo dalle partite difficili fatte, sono veramente felice. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di vincere la medaglia d'oro. Veramente emozionante. Sarà la più bella vittoria di sempre per questo. Abbiamo realizzato un grandissimo sogno, essere i campioni del mondo. Per quelli che stanno fermi, cercate di uscire fuori perché secondo me è un'essenziale cura insieme allo sport per alleggerire questa disabilità. Non farvi giudicare, trasformare quei giudizi in potenzialità da migliorare. Anche per quelli che pensano di non avere la possibilità di ricredersi perché tutti quanti possono diventare qualcuno, tutti possono avere un ruolo per dare il loro contributo a questa paese.